domenica 1 marzo a Roma, sulla terrazza del centro sociale La Strada, dalle ore 18 Chef Rubio e Mary Calvelli racconteranno la recente esperienza vissuta nella striscia di Gaza con il Gaza Freestyle Festival. Il Gaza Freestyle e il Centro Italiano di Scambio Culturale, VIC, presieduto da Calvelli, sono impegnati in progetti di riqualificazione ambientale, territoriale e culturale a lungo termine nella striscia di Gaza, teatro continuo di guerre e bombardamenti con violazioni sistematiche dei diritti umani. L'evento sarà in diretta sulla pagina Facebook Gaza Freestyle Festival. Ha raggiunto anche l'Italia la Broomstick Challenge, la sfida della scopa, divenuta popolare nelle scorse settimane sul web. Nata su TikTok, la challenge esorta a posizionare una scopa in posizione verticale in un determinato giorno, l'unico in cui stare in piedi da sola a causa della forza gravitazionale. A smascherare la finta scoperta però ci hanno pensato gli scienziati della NASA, spiegando che a far stare in piedi la scopa infatti è solo la fisica. È importante per tutti noi, hanno detto, fare alcuni controlli e ricerche sui fatti prima di farsi abbindolare dall'ultima mania virale. È un pop che racconta la vita vera di esperienze realmente accadute, Abracadabra, l'ultimo singolo di La Zero, feat. Livio Cori. Un brano che arriva da una nuova consapevolezza della cantante. Ecco che cosa ci ha raccontato. Abracadabra è poi il primo singolo di un progetto nuovo. Ed è, come dicevi, un brano che parla di una consapevolezza, anche di una voglia di perdonare me stessa per tutti gli errori che ho fatto e di perdonare gli altri. E parto con questo brano che è un mix tra l'italiano e il napoletano, con questo ritornello che è un mantra che dice a cala capo e vattene, abracadabra scompare. Italiano significa, diciamo cosa significa, abbassa la testa e vattene, abracadabra, lo sappiamo tutti, sparisci. Ed è a tutta una serie di cose che io ho fatto, quindi dai miei errori, quindi in prima persona mi auto, come dire, elimino, mi auto faccio sparire, e poi anche a una serie di cose che mi sono successe, quindi alle bugie che ho raccontato, agli uomini che ho tradito per insicurezza, una serie di cose che ho fatto che non vanno bene. E anche a una serie di cose che mi hanno fatto, quindi è una denuncia contro anche una serie di cose che mi hanno fatto soffrire. Autore di moltissimi videoclip per Calcutta e Mischilla, Liberato e Motta, Francesco Lettieri arriva al cinema con il suo primo lungometraggio, Ultra. Il film originale Netflix arriverà sul grande schermo il 9, 10 e 11 marzo e sarà disponibile sulla piattaforma di streaming dal 20 marzo. La pellicola, accompagnata dalle musiche di Liberato, ambientata a Napoli, segue le vicende di Sandro, che a quasi 50 anni è ancora il capo degli Apache, il gruppo di ultra con cui ha passato tutta la vita allo stadio. Tutto pronto per l'edizione numero 19 di Amici, al via questa sera in diretta su Canale 5. A contendersi il titolo, 10 alunni della scuola che nel corso delle 6 puntate si sfideranno a colpi di passi di danza e canzoni per vincere il titolo di miglior talento della scuola. Tra le novità annunciate in conferenza dalla presentatrice del talent Maria De Filippi, la presenza fissa in studio di Tommaso Paradiso e l'abolizione della squadra bianca e di quella blu. I ragazzi si sfideranno così in una gara tutti contro tutti. Per tutte le notizie consultate il sito di regiovani.it.